un computer, un dispositivo Android, integriamoli insieme. Ok ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere il programma SCRCP. Andremo a vedere come utilizzare questo programma sui sistemi operativi Windows. Il procedimento è lo stesso per tutte le versioni da Windows Vista in poi. Allora, come prima cosa dobbiamo recarci su questo sito, ok, che vi lascio in descrizione. Su questo sito possiamo vedere le nuove release del programma SCRCP, ciò che è cambiato, ciò che è rimasto uguale. Scrollando un po' in fondo arriveremo alla sezione di download, dove possiamo scaricare diversi zip, ok? Se avete la architettura del computer a 64 bit, dovete semplicemente scaricare SCRCP Win64. Se avete invece un computer con l'architettura 32 bit invece dovrete andare a scaricare Win32. In questo caso noi abbiamo l'architettura 64 bit e quindi premiamo su Win64. Lui scaricherà il file. Una volta terminato il download, prima di utilizzare questo zip dovrete andare a scaricare un secondo file, ok? Il cui link lo trovate in descrizione ed è il secondo, ok? Il link è questo qui, noi lo copiamo, ok, nel nostro browser, e lui inizierà a scaricare. Qua vedete, ha iniziato a scaricare un altro file. Adesso noi dobbiamo lavorare su questo file, ok? Dobbiamo recarci nella cartella dove ha scaricato il file, ok? Qua vedremo il file di SCRCP e il file delle Platform Tools. Come prima cosa dobbiamo agire appunto su Platform Tools, ok? Facendo tasto destro lo estraiamo in una posizione a noi comoda, per esempio sotto C/ADB. Lui estrarrà il file. Andando nella cartella dove lo abbiamo estratto, vedremo appunto questi file, ok? Adesso nella cartella dove abbiamo estratto il nostro file troveremo in particolare un file adb.exe, ok? Quindi è un file di installazione, è un eseguibile. Noi eseguiamo questo file, ok? Tralasciando gli avvisi di sicurezza. Lui, dopo aver eseguito questo file, dobbiamo aprire il terminale. Visitando cmd vedremo il programma cmd.exe, ok? Lo avviamo e, aprendo appunto un terminale, dobbiamo spostarci nella cartella dove c'è questo adb.exe, ok? Dov'è che si trova il percorso lo vediamo qua nella barra in alto. Copiamo il percorso di questa cartella e nel cmd scriviamo cd change directory e incolliamo il percorso, ok? E infatti adesso vedremo che ci troviamo in questa posizione, ok? Adesso dobbiamo collegare il nostro tablet con il computer, ok? Ovviamente collegamento via cavo. E adesso digitiamo nel terminale il comando ADB devices, ok? Premiamo enter e qui vedremo appunto la lista dei dispositivi collegati al nostro computer, ok? Con un codice. Può essere che sul tablet vi arrivi la richiesta di acconsentire l'USB debugging, ok? Da questo computer. Voi acconsentite questa opzione, se volete anche sempre, e una volta premuto ok rifate e vedrete comparire il vostro dispositivo. Adesso non ci resta altro che aprire il file zip di SCRCP, il primo che abbiamo scaricato, ok? Io lo apro per esempio con WinRAR e eseguire il file scrcp.exe, ok? Quindi ci clicchiamo sopra, clicchiamo su esegui, ci aprirà un secondo cmd e vedrete che qui
abbiamo il nostro schermo del nostro dispositivo Android controllabile dal computer, come sto facendo ora, oppure controllabile dal tablet, come sto facendo invece adesso. Come vedrete, veramente la risposta è molto rapida. Ricordatevi che prima di fare tutte queste cose, le developer options devono essere abilitate. Guardate il video dell'installazione di SCRCP su Linux. Dopo aver attivato le developer options, devono essere abilitate anche gli USB debugging.